Secondo me si è messo in mostra molto bene in queste due amichevoli. E diciamo, ragazzi, che probabilmente adesso che Dira si è guadagnato la chance del ritiro di Castel di Sangro, e io penso che attualmente si stia anche guadagnando la chance di restare in prima squadra e fare praticamente la riserva del titolare. Eccoci qua, signore e signori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Tutto il Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare un po' di Napoli. Ieri ci siamo, diciamo, lasciati un giorno di riposo, visto che ieri non c'erano tutte queste notizie interessanti da commentare, e onestamente, ragazzi, l'amichevole contro il Mantova non è che abbia dato tutte queste grandi indicazioni in più rispetto alla Naune, quindi ho preferito non farlo proprio il video ieri. Prima di parlare un po' di tutto quello che andremo ad affrontare in questo video, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella, mi raccomando che è totalmente gratis. Allora ragazzi, io direi di partire un attimo dal ritiro, e poi, che è poi l'argomento che porterà tutto il resto. Allora, è finito il ritiro di Di Maro, Conte ha diciamo conosciuto la rosa, più che altro ha conosciuto le seconde linee, perché tutti i big arriveranno praticamente al ritiro di Castel di Sangro, però di certo questo ritiro è stato utile perché ci ha dato delle indicazioni, secondo me, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto riguarda il mercato in uscita. Secondo me Conte in questo ritiro si è reso conto di non avere a che fare con una squadra che dal punto di vista della profondità e della qualità in panchina è così incredibile, no? Ce l'ha fatto capire più volte. In quella diciamo intervista al TG1, dove aveva detto il livello è medio e non alto. Poi abbiamo saputo di questa lista dei probabili bocciati da Conte, e tanti di questi bocciati stanno ricevendo anche, diciamo, delle offerte in uscita. Conte ha capito che la panchina non è proprio così incredibile a livello di qualità, però diciamo che in questo ritiro c'è un calciatore che secondo me si è messo in mostra, anzi sono due, che secondo me sono stati i migliori di questo ritiro, ovvero Spinazzola e Khedira. Io penso che loro due siano i top, ecco, di questo ritiro di Di Maro. Spinazzola l'ho visto già fisicamente parlando al top, cioè non al top, però l'ho visto già in buona forma, ecco, in buona condizione. Ha segnato sia nell'amichevole con la Naone sia nell'amichevole contro il Mantova. Mi è sembrato già un giocatore già ben inserito negli schemi e già fisicamente abbastanza preparato, ecco. Che dire la stessa cosa? Secondo me si è messo in mostra molto bene in queste due amichevoli. Anche lui ha segnato sia contro il Naone che contro il Mantova. E diciamo, ragazzi, che probabilmente adesso che dire si è guadagnato la chance del ritiro di Castel di Sangro, e io penso che attualmente si stia anche guadagnando la chance di restare in prima squadra e fare praticamente la riserva del titolare. E qui mi voglio collegare un attimo a Simeone. Io penso, ragazzi, che nel gioco di Conte Khedira sia più funzionale di Simeone per le caratteristiche che ha. Noi sappiamo benissimo, la punta di Conte è una punta che deve essere innanzitutto fisicamente bella presente, deve saper giocare spalle alla porta, deve saper sfruttare il fisico per proteggere palla e far salire i compagni, deve essere bravo a smistare i palloni, quindi deve essere anche bravo dal punto di vista del piede. E diciamo che Khedira, secondo me, racchiude un po' tutte queste caratteristiche meglio rispetto a Simeone. Quindi io penso che a oggi Khedira abbia più chance di restare rispetto a un Simeone. E non a caso stanno uscendo fuori adesso delle notizie, principalmente due su Simeone, che lo vorrebbero la Lazio e la Juventus. La Lazio, lo sappiamo, ha venduto Ciro Immobile e sta cercando una punta. Idem la Juventus, che ha venduto Ken. Quindi diciamo che queste due squadre hanno messo nel mirino Simeone. Il Napoli lo valuta, ho letto, 15 milioni. Questo ci fa comunque capire che Simeone a oggi è più fuori che dentro. Ma non perché sia scarso, non perché non sia bravo, ma semplicemente io penso perché ha delle caratteristiche che non sono totalmente compatibili con quello che chiede Conte. Io oggi vedo più un Khedira come riserva del titolare piuttosto che Simeone. Poi a me personalmente, dico la verità, lo andrei a cercare un altro attaccante con quelle caratteristiche, ma che abbia un po' più di talento, un po' più di qualità, vi dico la verità.
Però a oggi è così, cioè a oggi c'è che dire in pole position per quanto riguarda la riserva del titolare. E chi sarà il titolare? Tutte le strade porterebbero a Lukaku, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, ha trovato l'accordo con il Napoli, ora il Napoli sta lavorando col Chelsea per trovare l'accordo sul cartellino, però c'è un però. Pare che la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per la cessione di Osimhen si sia un po' raffreddata, ecco questo è stato il termine usato, si è un po' raffreddata e addirittura si sta parlando di un Osimhen che starebbe anche pensando di restare. La notizia l'ha data l'Equipe, la stessa testata che lo scorso anno diede per fatto Galtier, ve lo ricordate, no? La copertina Galtier sul Vesuvio, ecco. Ora, io non dico che ha sbagliato quella notizia e quindi sbaglia a priori tutto il resto, però di base dico attenzione perché l'Equipe l'anno scorso ha floppato, non credo che alla fine, cioè non penso che resterà, non lo penso assolutamente, anche perché ragazzi, secondo me questi soldi della cessione di Osimhen sono importanti, servono come il pane per completare il mercato, perché ragazzi, se Osimhen resta, il mercato finisce, prendi Hermoso e basta, poi tutto il resto tocca tenertelo. E se ci colleghiamo appunto a quello che abbiamo detto prima, cioè che Conte si è reso conto che la rosa, almeno per quanto riguarda la panchina, non è all'altezza, allora a maggior ragione ti devi aspettare che Osimhen venga ceduto per far sì che possa continuare il mercato e andare a migliorare un po' tutti i vari ruoli. Perché ragazzi, a centrocampo abbiamo capito che Kajust, diciamo, non è proprio ben visto da Conte, Mazzocchi lo stesso, davanti Lindstrom è in uscita così come Gaetano, in difesa c'è Østergaard che è in uscita e oggi si è inserito anche il Verona per Nathan, quindi si stanno parlando di tante uscite. Queste uscite però poi devono essere colmate con delle entrate. Tu hai già speso 35-37 per Buongiorno, ne hai spesi altri 11 per Rafa Marin. Cioè, se tu vuoi migliorare la rosa, devi sacrificare a mio avviso Osimhen, perché tu con quei soldi ti vai poi a migliorare un po' tutti i reparti. Quindi io penso che alla fine verrà ceduto Osimhen, verrà sostituito con Lukaku, e io a quel punto mi auguro che venga fatto un miglioramento anche nelle riserve, perché la coppia Lukaku che dirà onestamente non mi convince appieno. E riguardo al mercato in entrata, negli ultimi giorni si è parlato di una trattativa che a mio avviso è interessante e che è stata lanciata dal Telegraph. Si parla di Billy Gilmour, questo centrocampista scozzese del Brighton, ha 23 anni ed è stato il pupillo di De Zerbi quando era al Brighton, diciamo che lo ha lanciato lui. Gilmour non è altro che un, diciamo, secondo me è un giocatore che andrebbe a fare il vice Lobotka. Parliamo di un calciatore prettamente difensivo, anche se nelle caratteristiche difensive non eccelle tantissimo, eccelle però nelle caratteristiche, diciamo, del regista puro e vero e proprio, cioè è bravo nell'impostazione, è bravo nella precisione dei passaggi, sa verticalizzare parecchio, quindi lo possiamo considerare un regista. E dove giocherebbe nel Napoli di Conte? Tenendo sempre presente il 3-4-2-1, io penso in mediana, quindi possiamo catalogarlo come vice di Lobotka, ok? Ora, il Napoli, secondo le ultime notizie, aveva offerto tipo 8 milioni. Il Brighton al momento fa resistenza, non vorrebbe cederlo, però è anche vero che il Brighton ha comprato un certo Mats Wiefer del Feyenoord, che bene o male gioca in quella stessa posizione, quindi potrebbe essere un mezzo indizio sul fatto che Gilmour potrebbe perdere titolarità a favore di Wiefer. Vediamo se andrà avanti questa trattativa. Dicono che nella settimana che adesso, diciamo, nella settimana che stiamo vivendo, dovrebbe esserci un nuovo rilancio del Napoli. Il punto è sempre lo stesso: arriva Gilmour, uno deve lasciargli spazio, cioè deve cedergli il posto, e a questo punto credo che sarà Kajust a cedergli il posto. Vediamo se questa trattativa si evolverà, se arriverà. Lo commentiamo, lo studiamo più approfonditamente, però questa è una trattativa che rientra appunto nel Conte non è convinto della rosa che ha al momento. E quindi ragazzi, per quanto riguarda il mercato, questo è quanto. E chiudiamo ragazzi con un'altra notizia molto importante, ragazzi, perché qua parliamo di partner e parliamo di EAFC25, che è praticamente il nuovo nome che veniva dato a FIFA, il gioco di calcio. Praticamente il Napoli
termina la partnership con Konami per eFootball e inizia la partnership con EA per FC25. Quindi sul nuovo gioco di calcio che uscirà nei prossimi mesi, il Napoli sarà ufficialmente licenziato sul gioco. Altro accordo molto importante che fa il Napoli quest'estate, e vi dico la verità, io dopo un decimo posto non mi aspettavo onestamente tutti questi accordi con Coca-Cola, con Enel, con OneFootball, adesso la EA. Non me l'aspettavo sinceramente tutti questi annunci dopo una stagione così disastrosa come quella dello scorso anno. Buon per noi, buon per il Napoli. Io penso anche che queste partnership siano anche abbastanza remunerative, no? Perché comunque parliamo di brand importanti, Coca-Cola, la EA, cioè sono accordi importanti questi qui che rientrano nel famoso discorso dell'aumentare il fatturato di cui Sarri ne parlava veramente tanto, se vi ricordate. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Aspettiamo l'inizio del ritiro di Castel di Sangro. Adesso ci saranno anche i big, i vari Kvara, Lobotka, Di Lorenzo, arriveranno tutti quanti a Castel di Sangro e lì potremo vedere finalmente, diciamo, il Napoli quello definitivo, aspettando magari altri acquisti barra cessioni. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre comunque Forza Napoli!